Di Foggia Città Aperta e tifosi rossoneri, il terzo tempo porta bene, la seconda puntata, secondo 3-0 consecutivo per il Foggia, l'altra volta era casalingo ma era il debutto come successo, questa volta addirittura in esterna, in trasferta a Messina, 3-0 con i gol di Giglio, Licata e Zizzeri che si è finalmente sbloccato, quindi grande festeggiamento in casa rossonera, io dico che ci vuole un brindisi. Okay. C'è anche, chiaramente avrete riconosciuto, ma li abbiamo già conosciuti in aspettando terzo tempo, il vicepresidente del Foggia Giuseppe Locampo e il titolare del Batik Pub Andrew Rossetti, oltre a una rappresentanza di tifosi rossoneri che hanno seguito con noi la partita qui al Batik. Una partita, quando si va al pub e chi non ha visto la partita dice: ma come sono stati i gol del Foggia? In questo caso noi abbiamo lo schemino e chiediamo al vicepresidente del Foggia di farci vedere come sono stati i gol rossoneri. Il primo gol di Giglio. Tu riprendi sempre. Andrea! Sto al Batik qua, quando Foggia Città Aperta, sta facendo il terzo tempo che porta bene. Porta bene. Hai chiamato? Al presidente? No, allora, Cavallaro da calcio d'angolo parte con un cross basso, Agnelli fa velo con un avversario e la palla arriva nell'area piccola dove Giglio di rapina la mette in porta. Questo è il primo gol. C'è stata una tardiva esultanza da parte della curva. C'era lo streaming e quindi l'hanno vista dopo. Questo eravamo intorno al 18° del primo tempo, poi il raddoppio sempre su calcio d'angolo. Il raddoppio sempre con Simone dall'altro lato. Se tipo angolo reverso, angolo dedicata stava qua. Sempre cross di Cavallaro, palla bassa sempre che c'è uno schema, ma questo cross, la palla arriva in contrasto con Licata che cerca l'ultimo tiro, un avversario cerca di la palla, la recupera e poi in scivolata la mette in diagonale in rete. Go! Stavolta è stata un po' più reattiva la curva. vediamo sul terzo. Terzo gol, la palla, passaggio cross di Agnelli, parte Zizzari in attacco, rimane tutto solo alla limite dell'area di rigore, la tira in porta un bolide che va in rete. Questo è stato veramente a chiudere il 3-0 del Foggia. Allora, io direi di passare la parola anche a qualche tifoso, cominciando proprio da Andrew Rossetti. Come vedi questo Foggia? Allora, io prima, quando eravamo lì a fare l'intervista, stavo per dire 2-0. Non l'avrei azzeccato, però avrei azzeccato la vittoria. Quindi già questa è una cosa, vabbè, lo dico, uno non ci può credere, però ci credevo a questa vittoria. L'importante di questa partita è che comunque abbiamo vinto, quindi già fa altro che morale, ci fa saltare in classifica, e lo sblocco di Zizzeri, perché Zizzeri è vero, il gol mangiato a Lecce è bruttissimo, ne abbiamo parlato noi che abbiamo il Foggia nel cuore, nel gruppo su Facebook, qualcuno l'ha criticato, però anche, non dimentichiamo anche Mastro Nunzio, che quando arrivò a Foggia non è che è stato questo grandissimo bomba, e poi sappiamo l'evoluzione di come è andata a finire con Mastro Nunzio, ci ha portato ai playoff e quasi quasi anche in Serie B, quindi diciamo che questa vittoria fa tanto, morale, fa su tanti fronti, fa bene, sì. Si diceva prima a telecamere spente, adesso chissà che diranno sui social network, che abbiamo battuto il Martina. Perché sui social network dicono vinci e vabbè, è demerito degli altri, perdi è perché tu non sei buono, si critica l'allenatore come l'ho criticato io, io non mi tiro indietro su questa cosa, non ho condiviso su delle cose, che poi il tempo mi sta dando ragione, perché è passato dal 3-5-2 al 3-4-3, che sicuramente è molto molto meglio.
ti difendi un po' meglio e attacchi con più frequenza. Quindi diciamo che la critica ci può stare sempre, ecco, alla fine, è solo che non bisogna esagerare. No? Quando si va al pub si dice chi è che è stato il migliore in campo, chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio. Io direi di fare le pagelle anche condivise. Noi abbiamo fatto una web cronaca partecipata mettendo anche un po' di commenti dei tifosi e altro. Narciso, di quello che abbiamo visto noi, in realtà mi sembra che non ha fatto neanche un paratore in quei 10 minuti che non abbiamo visto. Infatti una decina di minuti che le immagini non c'erano, abbiamo saputo dalla radiocronaca che ha fatto una parata miracolosa su un tiro di qualcuno dell'avversario. Narciso comunque quando serve il suo apporto si nota che non manca mai, è sempre attento, è sempre in partita. Il voto? Narciso, 6.5. D'accordo, la curva? Grea? È stato sfortunato, l'altra volta abbiamo dedicato la vittoria a Colombaretti che è stato sfortunato, penso che questa volta si possa dedicare a Grea per il suo infortunio. Sì, Grea abbiamo notato anche tramite alcuni tifosi, mi ha detto che oggi ha giocato meglio, infatti si è inserito anche tra le linee in attacco, si sta proponendo di più, questo fa parte anche della sua forma fisica che è più sicura di se stessa e quindi è in crescita, io darei anche a lui un 6.5. Stiamo andando a fare una dedica al partito. L'auspicio era quello di non dover fare una dedica a partita, significa che non ci siano troppi infortunati in questa squadra. Certo, comunque allora adesso andiamo direttamente con i voti. Pambianchi. Sì, devo fare tutti io. Deve essere condivisa dalla curva, deve essere condivisa dalla curva. Deve essere condivisa. Pambianchi diciamo un bel 6, a me non è sufficiente, ragazzi, oggi abbiamo vinto. Meno di quello. Va bene il 6 a Pambianchi? Sì. Agnelli. Agnelli secondo me è sempre dappertutto, un 7 ci sta. 7? Sì. Però ogni tanto dovete contraddire il vicepresidente, no? Però dobbiamo considerare anche che era un po' infortunato, non era al top, quindi 6.5, diciamo 7, dai. 7 di stima, 7 di stima. Lo Iacono penso un 6.5 anche per lui. Lo stesso anche per D'Angelo, perché hanno preso gol, hanno marcato bene, c'era un certo Giorgio Corone in attacco, non so, insomma hanno fatto bene la loro parte. Venitucci l'ho visto bene da trequartista, quindi gli vorrei dare un 7, non so se gli altri sono d'accordo. No, mi oppongo. va bene. No. Che... Allora proseguiamo con. No. Lo dico. È che Venitucci mi piace come giocatore, è un ottimo giocatore. È che non mi piace lì come trequartista. Mi piacerebbe più dietro le punte, come regista. Mi piacerebbe di più, però. Vedremo. È sempre un ottimo giocatore, quindi si valuta. Quinto. Lo chiedo direttamente alla curva. Questo ripeto quello che ho detto prima, un ottimo giocatore che quest'anno mi sta stupendo, molto più bravo in C che in Serie D. Quindi addirittura un 8, migliore in campo a Quinto, almeno fino a Giglio. Giglio. Cioè, che dire? Il gol si è sbloccato. Parla da solo. Ha rotto pure a Giglio e mancano Cavallaro e Agostino. Cavallaro, ripetiamo, noi non abbiamo visto un episodio che poteva costarci caro, perché in realtà si è mangiato il terzo gol e poi abbiamo rischiato. Secondo me andrebbe, anche può avere qualcosa in più, proprio il gol mangiato ha perso quel mezzo voto che meritava. Sta sempre un uomo, diciamo, dà sempre superiorità numerica, quindi diciamo che 6.5 oggi per l'occasione sprecata. Infatti, Agostinone per 6.5, dai, diciamo 6.5. Agostinone è compitino, purtroppo è sempre uno di quelli più bistrattati. Agostinone, forse perché è foggiano e si attende di più. Sta giocando meglio. Sì. Lo tengo un po' di puntato questo ragazzo, non so il perché. Non so, ma dovunque, anche altri sono di Foggia, Agnelli, Quinto, ce ne sono, insomma. La panchina è stata utilissima, Licata, Dall'Occo e Zizzeri. Per Licata, idem, un 7.5 per il gol anche che ha fatto. Dall'Occo un 6.5, che dite raga? Dall'Occo anche se gioca pure. Anche se... Addirittura andiamo sul 7 a Dall'Occo e si chiude con Zizzeri, finalmente si è sbloccato. Zizzeri un 8 glielo darei anche per stima. Per stima, ha fatto un bellissimo.
Perfetto, quindi ultima domanda prima della prova calcistica che come ogni ospite bisogna affrontare. Si parlava anche di ingresso in soci, veniamo a una piccola parentesi seria, ingresso in società di altri soci dopo gli incontri della settimana scorsa? No, al momento non c'è nulla, so che ci sono dei piccoli interessamenti di qualcuno, però ancora nulla di concreto, penso che bisogna aspettare ancora una ventina di giorni almeno per un interesse concreto. Ultimissima nota, la questione tifosi, un'altra multa in settimana, noi come Foggia Città Aperta diciamo, abbiamo fatto quasi una crociata su queste multe assurde, già avevamo parlato col Presidente Pelusi che aveva detto che avevate alzato la voce in Lega, evidentemente non l'avete alzata troppo. Ma secondo me ormai è diventata una tassa questa, non ci riesce a venirne fuori, anche perché fare un reclamo ogni volta scritto ci hanno dei costi che a volte superano il costo stesso della multa, però man mano che andiamo avanti questa somma aumenta. E... una parolina detta in sottovoce, non si può prendere una multa così ogni domenica. Ci danno dei fischi dalla curva del Messina verso i nostri giocatori. Adesso voglio vedere martedì se esce qualcosa oppure no. Anche se paradossalmente sarà discriminazione territoriale al contrario, cioè verso nord. Prendere l'esempio dei napoletani, ci dobbiamo sfottere noi, ragazzi. Sì, facciamo un bello fate un coro antifoggia. Antifoggia. Fate un fuggi da Foggia, non è Foggia. Foggia è merda. Guardate che ci fanno. Adesso. Che bico qui, Foggia, attenzione, arrivano i soldi arrivano i soldi all'interno. Hai visto la partita? Ero fuori Foggia, quindi sono appena arrivato e non ho potuto. No, ho saputo. Se vuoi vedere i gol, poi abbiamo avuto la. Voglio ricordare inoltre che regaleremo a ogni calciatore che ha fatto il gol un lettore MP3 come ho scritto su Facebook e quindi lo possono venire a ritirare in via Lucera 32 da Bigo. Perfetto, dopo questo messaggio promozionale noi passiamo adesso alla gara calcistica tra il vicepresidente Giuseppe Locampo e il titolare del Batic. Andrew Rossetti. Quindi gli spazi stretti mi trovi. Aiuta Agostinone. Da me su di te, vai. Stanno 2-3. A posto. Abbiamo fatto la tocca per partire con la gara di palleggi, come l'altra volta il presidente Pelusi che ha perso con il titolare di Amarillo 34. Adesso c'è la... Sì, ha perso, quindi diciamo non sarà eventualmente. Chi fa più palleggi su tre tentativi vince una birra, quindi vi state giocando una birra tutti e tre. Parte il titolare del Batic. Vado? Basta così. 4 al primo tentativo, vediamo adesso. Ah, devo farli tre di tre? Sì, tre tentativi. Non c'ho neanche le scarpe tutto qui, ma non c'è. Tre tentativi con l'aiuto. Adesso le scarpe le grandi. No, vale per l'altro. 9 col rischio di abbattere la luce, quindi grande. Vabbè, pago la birra. C'è adesso il vicepresidente del Foggia. Pago la birra, dai, sto con le scarpe eleganti. Non... Parte da uno, Locampo. No. Tre. Siamo partiti malissimo. Sì, allora parte da due. Quattro con l'aiuto, più due di handicap 6. Ma non è un 9 solo, comunque, è andato un po' male, secondo me. Sì, ultimo tentativo per il vicepresidente. Sta ancora palleggiando. Vabbè, ha perso il vicepresidente del Foggia. Possono essere diciamo sfottuti sia presidente che vicepresidente dai calciatori del Foggia perché hanno perso entrambi. Adesso non strafare, dai, adesso non esagerare. Quindi ringraziamo ancora una volta per la disponibilità e la simpatia, soprattutto perché abbiamo vinto. A sapere, veniva attrezzato però. Allora rifacciamo poi una prova nei prossimi giorni, nelle prossime domeniche. Ringraziamo per la disponibilità e la simpatia, soprattutto perché Foggia ha vinto Giuseppe Locampo, ma sarebbe stato simpatico e disponibile comunque. Io voglio ricordare che diciamo, i nostri ospiti ci danno la disponibilità
prima della partita, quindi non sanno come finisce. Quindi... Ma se Foggia vince sempre, sono disposto a perdere sempre, non ci sono problemi. A posto, perfetto. E ringraziamo anche il Batic con Andy Rossetti che ci ha ospitato. Chiaramente tifosissimo, lui ospita anche varie proiezioni di partite, di Champions e altro. Sì, quindi... E dell'Inter. Vabbè, quindi questa la tagliamo, questa la tagliamo, questa la tagliamo. Un saluto a tutti, forza Foggia.